il mago che lui ascoltava serenamente e sempre era un mago della mia infanzia che si chiamava Gustavo Roll e con cui sono cresciuta perché veniva nella clinica di mio padre in collina a Torino a farsi curare e Gustavo mi sorprendeva spesso in una pasticceria da Fatish a mangiare di nascosto lo zucchotto al cioccolato. Io non avrei potuto perché soffrivo di acetone e improvvisamente vedevo questi occhi azzurri e trasparenti, le giuro. Rola aveva degli occhi che ti inchiodavano, era come se fosse, non so, forse i marziani hanno degli occhi simili. E lui mi diceva: fame di dolce, fame d'amore. Quindi io rimanevo, dicevo, speriamo solo che non lo dica ai miei genitori, perché spesso scappavo, infatti mio padre prese a chiamarmi fagottina, cioè facevo un fagotto e andavo da tutti i parenti artisti, che erano più artisti, oppure a mangiare lo zuccotto. E quindi quando sono cresciuta, Rol, la prima cosa che mi chiese e se avevo sempre lo stesso desiderio di dolce, io non ci si poteva nascondere, dissi la verità, sì, certo, però lo chiamai molte volte perché Federico cominciò a star male dopo Giulietta degli Spiriti, a stare molto male. È un capitolo che nessuno racconta perché nessuno sa quanto è stato pericoloso per lui quel momento.